L'importante clausola che abbiamo deciso di inserire nei nostri bandi di appalti, sia di appalti di lavori pubblici in senso stretto ma anche di servizi, e che è stata condivisa, devo dire questo è importante, con le parti sociali costruite insieme a loro, prevede l'obbligo da parte delle ditte che si aggiudicheranno i singoli lavori di impiegare non meno del 50% di manodopera locale. Questo è un aspetto molto importante perché, siccome si tratta di una condizione di esecuzione dei contratti, ci consente di rispettare tutte le normative ovviamente comunitarie e nazionali rispetto ai principi di non discriminazione e parità di trattamento, ma allo stesso modo impegna chi partecipa alla gara a firmare questa clausola, e quindi questa sarà una condizione di esecuzione del contratto stesso. Capite bene che in questo modo non solo si incentiva l'impresa locale, ma soprattutto si incentiva la manodopera locale che ovviamente tradizionalmente è impiegata nelle imprese locali. Quindi qui stiamo lavorando seriamente per tutte le parti sociali, stiamo lavorando per gli imprenditori e per i lavoratori. Questi magari nei lavori a tempo, no? Un cantiere si mette su e poi termina, però per quanto riguarda anche le assunzioni ci sarebbe qualcosa di nuovo? Sì, la clausola stessa prevede nella seconda parte questa precisazione: qualora le singole ditte dovessero essere costrette ad assumere nuovo personale proprio per eseguire il lavoro che si sono aggiudicati, dovranno tenere in alta considerazione i soggetti che si trovano in particolari stati di disagio economico e che sono in cerca di prima occupazione o che sono disoccupati. Proprio per questo motivo, con le parti sociali, questa delibera dà mandato all'assessorato ai lavori pubblici, appunto con le parti sociali, di elaborare attraverso un protocollo d'intesa una banca dati in cui verranno inseriti tutti questi soggetti che appunto faranno domande e che verranno inseriti in questa banca dati, e sarà una banca dati di cui le singole ditte dovranno tener conto nel momento in cui dovranno iniziare a eseguire i lavori.